Buongiorno a tutti, stiamo aspettando l'assessore Orioli, ma direi che intanto possiamo introdurre. Chiedo cortesemente a tutti di spegnere microfoni e telecamere, perché può creare qualche problema di connessione per tutti. Anche a Rudy chiedo se può spegnere la telecamera, se ci riesce. Allora, oggi la Commissione viene convocata in seduta congiunta con la Commissione Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici. Si tratta della prosecuzione della seduta di mercoledì 8 luglio 2020. Abbiamo l'approvazione del verbale del 12 luglio 2020 che si terrà approvato al termine della seduta se non ci saranno delle osservazioni. Oggi abbiamo la trattazione di due udienze conoscitive sullo stesso argomento, trattazione di un'udienza conoscitiva volta in relazione al progetto presentato dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana relativo ad un intervento di architettura temporanea sul suolo pubblico in Piazza Rossini, nell'ambito del progetto europeo ROC 2020, alla luce delle notevoli perplessità evidenziate dalla cittadinanza, richiesta dal consigliere Francesco Sassone del gruppo Fratelli d'Italia. Seconda richiesta di udienza conoscitiva, trattazione di un'udienza conoscitiva volta ad approfondire l'intervento di urbanismo tattico in corso e il progetto definitivo di pedonalizzazione e arredo urbano di Piazza Rossini, richiesta dai consiglieri Andrea Colombo e Elena Leti del gruppo Partito Democratico. Avevamo già iniziato la commissione, quindi erano già stati fatti degli interventi. Io a questo punto proseguirei con gli interventi che devono essere ancora fatti, e qui ho segnato l'architetto Pietro Alemagna. Prego, se vuole iniziare. Non ti sentiamo, Alemagna, c'è il microfono spento. Non ti sentiamo. Almeno io non lo sento, qualcuno lo sente? Io non sento niente. No, non si sente. Ecco, ok, non si sente, quindi no, mi dispiace Pietro, ma non sentiamo. Provare ad uscire e rientrare. Provo a procedere, non sentiamo niente Pietro. Cioè, intanto provo a procedere con gli interventi. Io qui ho la presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole, che se vuole intanto intervenire lei. È presente? Sì, è presente. Prego. Ah, buongiorno, scusate, sono con il telefono perché sono in ufficio non ho il computer dotato di strumentazione, quindi spero che non mi si C'è qualcuno che sente? ritardi No, perché oggi troppo. allora non sento niente io. Mi sentite? Sentite? Io a questo punto sento però, Presidente. Sì, la Presidente, l'onorevole, la Sì, sentiamo. io la sento. Ecco, Quindi ciao adesso lo Elena. sento. Sì. Ok, prego, prego. Con Elena? Elena, mi senti? Sì, tutto bene, vai. Sì. No, mi scuso, dico non vorrei dover interrompere velocemente questa comunicazione perché usando il telefono spesso va in Certo. surriscaldamento in queste situazioni. No, niente, noi abbiamo già affrontato un po' questo tema di Piazza Rossini in una specifica commissione organizzata dal quartiere Santo Stefano che ci era stata richiesta direttamente in consiglio di quartiere, quindi abbiamo provveduto ad attivarla. Noi abbiamo ricevuto una serie di come dire, pareri discordanti sull'installazione che forse non era stato spiegato molto bene, che fosse un'installazione provvisoria del prato, fosse un'installazione come dire, anche un po' provocatoria, tesa a rompere con il passato dove nello stesso luogo c'era un parcheggio.
e credo che nell'ambito della commissione anche lo stesso architetto Lemagna, che fa parte del è portavoce del gruppo di tutte le associazioni del centro storico, per cui è una voce che noi abbiamo sentito necessità di audire proprio perché portava l'esigenza di moltissimi di tutte le associazioni, almeno di maggior parte delle associazioni di rappresentanza dei residenti del centro storico. In realtà emersa, diciamo, la temporaneità del prato, sono emerse proprio anche delle reali ipotesi progettuali che credo che l'architetto Alemagna presenterà anche oggi, perché in realtà su Piazza Rossini noi sappiamo, abbiamo avuto informazioni, abbiamo visto in passato l'esito di una progettazione partecipata svolta da Fondazione Rusconi, dove hanno partecipato anche le associazioni, avevamo avuto diverse sollecitazioni in quell'ambito, però ancora non si era manifestata una progettualità finita. Ecco, credo che sia interessante ascoltare ciò che viene portato anche come progettualità dai residenti, perché credo che da un lato, come dire, portino dei suggerimenti interessanti proprio di valorizzazione, e dall'altro non credo si discostino molto da altre progettualità che anche con Fondazione Rusconi ed altri sono state ipotizzate per il post Prato in Piazza Rossini. Quindi io mi fermerei qui, per non ripetere, anche perché poi credo che sia importante sentire anche le proposte dei comitati, diciamo così, come è stata proposta nella nostra commissione. Va bene, grazie. Provo a vedere se Alemagna si riesce a collegare adesso. Proviamo. Riesci, Pietro? Ecco, anch'io vedo Alemagna, ma non lo sento, anzi non lo vedo neanche più adesso. Adesso lo vedo, non la sentiamo, Alemagna non sentiamo, mi dispiace, ma non riusciamo a sentire. Secondo me il volume è abbassato. Però bisogna che lo alzi, e prova a alzare il volume, tu ci senti? Allora, prova a alzare il volume. Noi in Alemagna non sentiamo niente, ti vediamo, ma non sentiamo. È bello con la libreria dietro, tutto pieno di libri, interessanti sicuramente, ma noi qui possiamo... Io proporrei ad Alemagna, se vuole attraversare la strada, venire in fondazione, gli do il mio computer e parla da qua. Hai sentito Alemagna? Se vuoi... Il programma evidenzia che c'è il microfono. Adesso è acceso il microfono. Però qui Alemagna. Magari se prova a uscire e rientrare, molte volte si risolve. Non sempre, ma molte volte si risolve. L'ha già fatto prima. Alemagna, prova a disconnetterti e poi a riaccollegarti. Va bene, intanto a questo punto passiamo alla persona dopo. Allora, la signora Giulia Posti, Comitato Strade Aperte. Buongiorno, mi sentite? Sì. Perfetto, ok, io funziono. Buongiorno, mi chiamo Giulia Posti e rappresento il Comitato appunto Strade Aperte, che per chi non lo sapesse è un gruppo informale nato nel periodo della pandemia per proporre alla città di Bologna nuovi spazi di vita e di socialità, di relazione, che in questo momento sono più che mai necessari per affrontare la vita negli spazi pubblici in sicurezza e in distanziamento. Abbiamo lanciato una petizione che è stata firmata in pochi giorni da quasi 2000 persone,
E quindi questo è anche un segno che la città comunque risponde e è un sentimento condiviso. Riguardo al progetto di Piazza Rossini, in generale possiamo dire appunto che siamo molto favorevoli a tutto ciò che comporta una sperimentazione in città. Non siamo qui, non sono qui in particolare io, adesso parlo a nome di tutti, per parlare della materialità, delle specifiche del progetto che senza dubbio devono essere discusse e approfondite e condivise, ma quello su cui vorremmo puntare e rimarcare la necessità è il concetto di uno spazio condiviso, uno spazio per la vita delle persone che possa essere fruibile e usato da diverse tipologie di target, da diverse tipologie di utenti. Quindi non basta la pedonalizzazione, che fortunatamente è un concetto comunque condiviso da tutti quanti, ma serve anche capire qual è la fruibilità e come questa possa avvenire all'interno della piazza. In generale, quindi ben venga la sperimentazione, ben venga l'installazione temporanea nel momento in cui appunto porta un discorso di vita, di vitalità all'interno del dibattito cittadino e che appunto possa portarsi più avanti, cioè in quest'ottica il discorso di Piazza Rossini, il dibattito su Piazza Rossini può essere visto anche in maniera più ampia, ovvero qual è la città che ci possiamo immaginare in questo periodo di pandemia, o comunque cosa saranno le città a partire da settembre quando si riprenderà la vita quotidiana, quando gli studenti torneranno in città e gli abitanti inizieranno a viverla in maniera più consona che non d'agosto. E quindi tutto ciò che comporta una sperimentazione, una flessibilità all'interno del tessuto cittadino può essere uno strumento per capire e costruire quali possono essere le trasformazioni in una città che si rigenera e che parta dai cittadini stessi che vivono queste realtà. Con Strade Aperte abbiamo proposto all'amministrazione una serie di spazi, di piazze che possono essere convertite e diventare pedonali e di strade condivise. Attraverso una call for action sono state identificate delle aree, è stata presentata appunto una piccola presentazione all'amministrazione all'inizio di luglio e purtroppo non abbiamo ancora avuto risposta, nonostante sia passato quasi un mese e questo ci rammarica. Allo stesso modo comunque pensiamo sia fondamentale in questo momento di necessità nel quale appunto c'è bisogno di stare all'aperto, c'è bisogno di avere più spazio, quando invece, come il caso di Piazza San Francesco di questi giorni, le piazze vengono chiuse, abbiamo bisogno di moltiplicare gli spazi aperti nel quale diluirci banalmente anche e nel quale attivare nuove politiche di socialità e di condivisione. E quindi diciamo che le nostre proposte non sono state ancora recepite, comunque stiamo ancora aspettando un segnale dall'amministrazione e, in attesa appunto di una loro risposta. E, concludo dicendo appunto che ribadisco il concetto di sperimentazione e di flessibilità anche degli spazi, perché bisogna identificare quali possono essere gli utenti e gli usi dei possibili spazi pubblici all'interno della città nei prossimi mesi. In primis non sono soltanto gli studenti e non sono soltanto le famiglie, ma anche i bambini, per esempio. Cioè, banalmente, con l'inizio delle scuole, che è un tema molto caro, a tutti quanti potrebbero essere attivate anche nuove tipologie di sperimentazione in questo senso e niente, quindi concludo dicendo questo. Senza dubbio ritornando un attimo su Piazza Rossini,
siamo favorevoli appunto ad ogni tipo di sperimentazione nel momento in cui serva a contrastare la privazione di uno spazio, quindi se prima era un parcheggio adesso deve tornare ad essere uno spazio per le persone. Ha finito? Sì, direi di sì. Grazie allora dell'intervento. Grazie a voi. Allora, Alemagna appena ci fa un segnale lo faccio intervenire. Non so se sei riuscito a collegare in qualche altro modo. Nel frattempo do la parola a Stefano Pantaleoni, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Bologna. Prego Stefano. Ecco, spero che mi sentiate. Bene, bene, ti sentiamo. Perfetto. Allora, ovviamente noi siamo un organismo pubblico che rappresenta gli architetti, che comunque avranno tutti opinioni anche abbastanza differenti sul tema, però come consiglio abbiamo una posizione abbastanza coerente. Noi abbiamo seguito la vicenda di Piazza Rossini, più o meno come tutte le altre volte che si parla di inserimento di architetture contemporanee nei tessuti storici, sebbene questa volta si tratti di una cosa fondamentalmente provvisoria, quindi non è nemmeno un tema, insomma, diciamo, di particolare rilevanza. Dovremmo capire bene quando si decideranno le destinazioni definitive. Abbiamo ritenuto doveroso, insomma, intervenire e partecipare al dibattito con un semplice commento sulla stampa, perché chiaramente il rapporto fra il tessuto storico e l'approccio contemporaneo sia affrontabile con un dibattito, diciamo, un po' più aperto, un po' più ampio di quello che normalmente si risolve sulla stampa. La città come architettura, secondo noi, ha una caratteristica, una fortuna o una sfortuna, a seconda dei punti di vista. È tale l'architettura o la città solo se viene usata. Se diventa un oggetto di contemplazione, diventa un'altra cosa. Non è architettura, sarà una scultura, sarà un oggetto artistico, ma è un'altra cosa. Quindi il valore sociale dell'architettura sta nell'uso che se ne fa, secondo noi. È chiaro che qui si tratta anche di valori ultimi, per così dire, no? Cioè ognuno ha le sue opinioni, il suo modo di vedere le cose, e quindi anche le risoluzioni dei problemi sono molto vari, insomma. La settimana, le due volte fa, quando c'è stata la prima seduta su questo tema, mi sono annotato un po' di annotazioni. Quasi tutti dicevano: nessuno ha la verità in tasca, no? E quindi questo è un fatto che secondo noi va tenuto sempre molto ben presente. E la città è un organismo che si evolve, quindi non è mai uguale a se stessa. È un organismo che cresce, muta, le case vengono demolite, vengono ricostruite, le piazze a volte esistono, a volte non esistono. Alcune piazze, come Piazza Minghetti, sono il frutto di demolizioni violentissime di interi quartieri. Poi dopo noi ci affezioniamo allo spazio che ne risulta, ma non dobbiamo dimenticare che non è un quadro, una città, è un film, è una sequenza di tante configurazioni che nel tempo si susseguono. Ora, non siamo così ingenui da non conoscere le difficoltà di individuare, diciamo, i valori da recuperare, perché quando uno deve modificare un tessuto storico o un edificio storico, è sempre il tema più difficile di tutti, quello di capire fin dove ci si può spingere con le modifiche e dove invece ci si deve fermare. Noi invidiamo chi non ha mai dubbi su questo, perché è invece, secondo noi, una delle cose più difficili dell'architettura. La discussione su Piazza Rossini purtroppo è partita con una sorta di rifiuto a priori della soluzione, che al di là del merito sul progetto che è stato realizzato, ci piacerebbe che invece la discussione potesse essere un po' più varia. La documentazione storica, che è stata in qualche modo discussa da una parte e dall'altra,
sappiamo che non rappresenta in realtà una legittimazione tout court di quello che c'era e di quello che quindi si vorrebbe riproporre. Il fatto che sulla stampa degli affreschi, insomma quelli che ci sono in Vaticano, quella zona sia verde, non significa che fosse un prato. È la stessa grafica che è stata usata per gli orti e per i giardini, però non è che in sé rappresenta una verità assoluta. Non rappresenta una verità assoluta nemmeno, ad esempio, la stampa di Panfili, che è del 500 o del 700, non me lo ricordo. Perché c'è un puntinato che non sappiamo che cosa rappresenta, forse del ciottolato, forse della terra. Ma la cosa che peraltro mi sembra che abbia detto anche il consigliere Colombo l'altra volta, che noi condividiamo, è: se anche avessimo la documentazione certa di com'era uno spazio, non credo sia da rinunciare, non credo sia giusto rinunciare alla possibilità di rileggerlo quello spazio, perché la città evolve, i cittadini cambiano, le esigenze cambiano, quindi secondo noi bisogna ricercare, che è una strada molto difficile, ma bisogna cercare di fare vivere gli spazi secondo l'uso che se ne fa in quel determinato momento storico. Che poi ci sia dell'erba o che ci sia della pietra è un altro discorso. Lì dovremmo parlarne, ma credo senza rifiutare a priori la possibilità di poter modificare uno spazio. Se non altro perché la possibilità di modificare, di mantenere gli spazi e gli edifici è l'unico modo per tenerli vivi, è l'unico modo per tenerli e per coinvolgerli nella vita della città. Se non sono coinvolti, se diventano spazi dimenticati, come è stato per tanti anni il parcheggio, abbiamo visto che evidentemente sono spazi che non sono più nella disponibilità della città. Come sistemare Piazza Rossini? Al di là della sistemazione attuale, che comunque è provvisoria, crediamo che valga la pena discuterne. Sarebbe bello poterne discutere in maniera laica, senza pregiudizi e senza abitudini culturali, che non sono verità assolute, sono valori soggettivi, legittimi tutti, perché tutti derivano presumibilmente da ragionamenti circostanziati, ma dovrebbero essere discutibili. Ecco, la città per noi non è immutabile, non può essere immutabile, perché se è immutabile la città muore, a meno che uno non voglia prendere uno spazio e trasformarlo in una scultura. Allora, non so, Piazza del Campo a Siena diventa un oggetto che, pur mantenendolo perché la pavimentazione è stata rifatta svariate volte, rimane la città, ma è un oggetto che sostanzialmente deve rimanere così. Come fare a trovare soluzioni che possano coniugare il contemporaneo con lo storico, che secondo noi è una strada percorribile? Non è un mistero che, come ormai tutti sanno, l'Ordine degli Architetti propone sempre i concorsi di architettura, perché sono un modo per vedere tante possibilità, tante idee, sono un modo per fare una discussione trasparente, aperta, in cui partecipano tutti, in cui anche soluzioni che magari non ci si immaginerebbe nello studio di ognuno di noi, invece qualcuno immagina. Quindi è il modo per trovare la miglior soluzione in quel momento per quel luogo, combinazione che non sempre è possibile trovare chiamando un archistar o fidandosi del parere di un comitato, di un intellettuale qualunque, insomma. E quindi, favorendo la discussione anche animata, con la possibilità di valutare proposte diverse, proposte nuove, perché il contemporaneo nella città è indispensabile, perché c'è un detto che adesso cerco di citare, spero di non sbagliarmi, ma dice la storia è il moderno che si è guadagnato la dignità di essere ricordato. Quindi anche Piazza Rossini è nata al posto di qualcos'altro. Se si fossero fermati a quello che c'era prima, non avremmo Piazza Rossini oggi. Se la memoria di una città viene congelata in una immagine, se ne perde il senso sociale, la vita sociale, il valore sociale. E un'architettura, se perde il suo valore sociale, diventa un'altra cosa.
a noi interessa l'architettura. Ho finito. Grazie. Bene, adesso allora, Alemagna, abbiamo segnali? Sembra di averlo visto di nuovo? No. Scusate, vi informo, cioè è tornato a prendere il file, poi proverà a parlare dal mio computer, però ha bisogno del file che vuole rappresentare. Va bene, quindi noi proseguiamo. Abbiamo il professor Luigi Cervellati. Non vedo, non lo vedo, non vedo la presenza, quindi probabilmente non si è collegato. Allora, l'associazione Via Pietroni e dintorni, presidente Giuseppe Sisti. C'è? Vado avanti. Comitato Mascarella Vecchia, presidente Caterina Secchi. Se vado ad averla vista. No. Comitato Nuovo Borgo Mascarella, presidente Lalla Golfarelli. Comitato Guasto dei Bentivoglio, presidente Paolo Maria Gritti. E, niente, quindi questi comitati non li vedo presenti, non ci sono. Io a questo punto darei la parola io aprirei il dibattito tra i consiglieri. Nel frattempo, poi, se Alemagna giustamente appena è pronto me lo dice, lo facciamo intervenire subito. Quindi adesso io aprirei il dibattito tra i consiglieri. Avevo già due consiglieri di quartiere che volevano intervenire, quindi li facciamo intervenire subito, che sono il primo Loris Folegatti, prego. Mi sentite? Sì, rimbomba. Rimbomba, risolvo subito. Rimbomba, ecco, tutto, la sentiamo male. Adesso sentite? Sì, adesso sì. Bene, ho staccato il computer, sono andato al telefono. Dunque, io partirei innanzitutto dai dati positivi, anche perché questa è la terza volta che ci incontriamo per fare il punto sulla situazione di Piazza Rossini. Ora, i dati positivi ce ne sono diversi, perché diversi sono i punti di incontro che ci sono stati. Quindi siamo tutti d'accordo sul fatto che il parcheggio non ha ragione di esistere, siamo tutti d'accordo sul fatto che l'area deve essere vissuta, deve essere disponibile per la socializzazione, per l'incontro e per gli usi che si fa di una normalissima piazza in qualsiasi città d'Italia. Siamo d'accordo sul fatto che è opportuno spostare la viabilità facendola scorrere attorno a Piazza Rossini, dal lato della casa di Prospero Lambertini e di Palazzo Malvezzi. Quindi tanti punti di incontro credo che ci siano stati trovati. Resta il discorso di cosa fare della piazza. Cosa fare della piazza, come ha detto prima il Presidente dell'Ordine degli Architetti, è chiaro che è molto soggettivo e nessuno può avere la pretesa di conoscere qual era la piazza prima e quale dovrà essere poi. E come associazione Via Pietroni dintorni, noi avevamo buttato lì un'idea, avevamo proposto un'idea che doveva essere contribuita alla discussione. Purtroppo non ne parlo io, perché avrei piacere che la spiegasse l'architetto Alemagna, poi se l'architetto Alemagna non ce la farà lo farò io in un secondo tempo, perché secondo noi la soluzione che avevamo proposto poteva essere valida, nel senso che dava alla piazza tutte le caratteristiche che stiamo chiedendo, tutte, dalla socializzazione, dall'incontro, da posto e sedere, perché chiaramente ci sarà anche un arredo urbano adatto alla piazza. E nello stesso tempo crediamo, ma questo ribadiamo il nostro punto di vista, che un prato sia incongruo in quell'area lì.
in quell'area lì sappiamo tutti, ci troviamo di fronte a una basilica duecentesca con una bellissima facciata, Palazzo Malvestri, Palazzo Magnani, la casa natale di Prospero Lambertini. Quindi è una piazza che, se mantenuta nel suo profilo architettonico, storico e urbanistico, potrebbe essere un piccolo gioiellino all'interno di via Zamboni. A questo noi avremmo aggiunto, per due motivi di base, avremmo aggiunto, come tra l'arredo urbano, il riposizionare in piazza Rossini i tre totem di Pomodoro. Perché i tre totem di Pomodoro? Primo, perché sono tre opere d'arte, al di là di che possono o meno piacere, perché l'arte moderna può avere anche dei detrattori o meno, ma al di là di questo, Pomodoro è un artista che espone in tutto il mondo. Le sue opere sono, che so, davanti al Parlamento Europeo di Bruxelles. Noi abbiamo qui a Bologna tre statue, tre opere di Pomodoro di proprietà, le abbiamo relegate in un angolo del giardino del Cavaticcio, oltretutto proprio in un angolo, perché su una serretina a destra all'entrata di via del Porto, che manco si vedono neanche se le vai a cercare, che secondo noi lì potrebbero fare bella mostra di sé, anche perché queste tre statue, questi tre totem del Pomodoro, fanno parte integrante in maniera importante della storia della città, della storia della città ed in particolare della storia di questo quartiere. I tre totem di Pomodoro sono stati in Piazza Verdi 20 anni e sono diventati un simbolo di un certo periodo storico di questo quartiere. In qualsiasi foto che noi troviamo dell'epoca del 77 circa, in un angolino sicuramente si intravedono le statue, i totem di Pomodoro. Ora, metterli in un luogo che non può essere Piazza Verde, perché Piazza Verde è giusto che rimanga libero per eventuali usi diversi, però collocarle a pochi metri di distanza dal suo luogo originale, in una piazza similare, mantenendo eventualmente anche una pavimentazione uguale a quella di Piazza Verdi, di modo di fare un continuo delle due piazze, un assieme delle due piazze, avrebbe secondo noi un grosso valore artistico e simbolico. Artistico per le opere, simbolico perché è la storia di questo quartiere. In questo quartiere i Totti di Pomodoro, chi ha la mia età, più giovane forse no, ma chi ha la mia età o poco meno, non posso non ricordare questi tre totem, allora imbrattati, allora purtroppo maltrattati, che erano in Piazza Verdi, ma erano in Piazza Verdi. E sono, come ribadisco, in tutte le foto che voi andate a vedere di quell'epoca. E secondo me questo è già un buon motivo, anche perché Piazza Rossini, ristrutturata nella maniera secondo noi più adeguata, cioè mantenendo lo stile architettonico, artistico, urbanistico di dei palazzi che lo circondano, potrebbe essere anche un punto di attrattiva per chi viene a visitare Bologna, perché si ritrova in una piazza diciamo 5-600esca, non al centro, ai lati della piazza, tre opere di un artista contemporaneo che fanno parte di questa storia. Secondo me sarebbe un attrattivo importante e permetterebbe anche ai turisti di venire a vedere queste via Zamboni, che nasconde tanti gioielli all'interno della sua strada e che purtroppo vengono disconosciuti e spesso ignorati. E ci tengo a precisare anche un'altra cosa. Io l'altro giorno ho parlato col capogruppo del Partito Democratico del centro-sinistra per Santo Stefano, Paolo Cavalieri, e abbiamo concordato che nel prossimo ordine del giorno, nel prossimo consiglio che terremo, che a questo punto chiaramente sarà in settembre, presenteremo un ordine del giorno dove diciamo che dichiariamo il nostro beneplacito, no? Che diciamo, siamo d'accordo, che ci piacerebbe, che secondo noi sarebbe un'idea da prendere in considerazione, appunto quella di riportare il totem di Pomodoro in Piazza Rossini. Ora, io credo che, visto che si tratta di un ordine del giorno congiunto di tutte le forze del quartiere Santo Stefano, e credo che il quartiere, almeno quello lasciatecelo, siamo quelli che abbiamo più il polso di questa situazione, di casa nostra. Siamo quelli che in casa nostra vediamo meglio le cose, siamo quelli che conosciamo gli umori della gente di casa nostra. Ecco, il fatto che il consiglio intero si impegna a fare una proposta di questo genere
credo che dovrebbe essere abbastanza importante e credo che l'amministrazione, non dico che ne debba tenere conto, ma quantomeno debba farci un pensierino sopra e valutare se effettivamente quello che si dice è vero o se invece è una fesseria, che non credo. In questo modo, ribadisco, la piazza avrebbe gli stessi usi che si intende fare da parte di tutti, che ci sia il prato o che ci sia la pietra, ma gli usi possono essere gli stessi, identici, mantenendo però quella struttura che secondo noi nel centro storico di Bologna è giusto mantenere. Ora, se si vuole fare dei prati verdi, io non sono contrario, noi non siamo contrari ai prati verdi o alle pedonalizzazioni quanto sono ben fatte. Faccio due esempi pratici per restare più vicino alla nostra zona. Abbiamo Piazzetta Molinari Pradelli che è tenuta malissimo e potrebbe essere un prato bellissimo perché ci sono quei ginkgo biloba bellissimi e di fronte al teatro comunale, giù dal giardino del Guasto che si potrebbe fare un prato bellissimo e lì potrebbe essere uno spazio verde, se attrezzata a dovere, bellissimo. Ricordo Piazza Puntoni, penso lo sappiate tutti, che durante il periodo della guerra era un campo di grano, cioè, lì ci coltivavano il grano, è uno spazio anche quello abbastanza vasto che potrebbe essere utilizzato come spazio verde, quindi se si vuole fare degli spazi verdi anche per le questioni climatiche a cui faceva accenno l'assessore Orioli la settimana scorsa, beh, gli spazi ci sono, però vorremmo che fossero spazi adatti e non spazi sottratti all'architettura della città. Io al momento mi fermo qui e spero che l'architetto Alemagna riesca a collegarsi per presentare quello che era la nostra idea, ribadisco che altrimenti lo farò io. Grazie. Ok. Mi sentite ora? Oh! Mi sentite? Sì, la sentiamo. Oh, bene. Posso parlare io allora? Sì. Bene, vai. Ringrazio, è stato un po' complicato. Ringrazio Ivano che mi ospita. La forza del vicinato, questa è. Siamo a 10 metri e ci scambiamo i computer. Bene, grazie. Allora, io parlo a nome delle associazioni dei comitati della zona che hanno firmato e presentato un documento su quella che potrebbe essere un'ipotesi, ma proprio una ipotesi di larga massima dell'intervento su Piazza Rossini. Una premessa, anzi tre premesse. La prima, non voglio più riparlare delle immagini storiche sulla piazza. La piazza nasce nel 1590-95, 20 anni dopo la pianta prospettica del Sabatini alle stanze Vaticane. Uno. Secondo, non voglio più parlare dell'atteggiamento delle associazioni dei comitati della zona sulla pedonalizzazione. Fin dal 2017 noi avevamo presentato un documento ufficiale in cui chiedevamo di pedonalizzare anche Piazza Rossini e insieme agli altri comitati, associazioni della zona, abbiamo sempre sostenuto, ma da anni, questa tesi. E terza ed ultima cosa, non voglio più parlare dell'installazione provvisoria e transitoria, a mio parere l'avete già sentito, può essere discordante, diverso da altri, e cosa fatta, dicono i napoletani, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato, e quindi andiamo avanti. Vogliamo invece parlare del futuro, che è la cosa che ci interessa di più. E allora per fare questo io voglio vedere se riesco. Quello di sotto, sì, il tuo schermo intero, poi metto questo. Non so se lo vedete. Vedete? Si vede? No, vediamo solo te, Pietro. Allora, per farlo vedere, cosa devo fare? Com'è? Per farlo vedere anche qui. Ah. No, aspetta. Devi fare presenta ora, in basso a destra. Buongiorno. Quello che ho fatto. Dov'è adesso? Allora adesso fammi vedere.
Vediamo. Allora, presenta ora qua. No, però questo annulla. Annulla. Qua. Presenta ora il tuo schermo intero, però una finestra. Forse una finestra. Ah, sì. Forse una finestra. Ma però lo schermo intero e tu lo metti nello schermo. Infatti allora apriamo. Allora, prima aprilo. Sì. Prima lo apriamo. No, è qua. No, non si vede. No, è qua. È lì? Adesso vedete? Vedete qualcosa? No. 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 Siamo proprio... aspetta. Vediamo solo te e Ivano. Aspetta. Vabbè, però noi bisogna che andiamo avanti, però. Andate avanti, poi ci richiamate. Vabbè. No, cioè nel senso, o parlate, andate avanti con l'intervento. Allora, vabbè, intanto Ivano cerca di collegarsi con il... ecco, voglio ti dire... premetto, Alemagna, che hai ancora 8 minuti perché sennò diventa una roba lunghissima, capito? Hai ragione, hai pienamente ragione. Non so. Vabbè, comunque, facciamo senza immagini. Voglio dire questo, che noi abbiamo fatto questa ipotesi che si ferma su due punti importanti, dando per scontato che lì ci sarà una piazza, e questo ormai è scontato. Uno è il sagrato davanti alla chiesa di San Giacomo Maggiore, che comprenda anche l'entrata del conservatorio, perché quello è la richiesta del conservatorio, ci sembra anche giusta. E l'altra cosa importante è di portare in quella piazza i totem di Pomodoro. Sono una presenza importante della storia della zona universitaria, non li potemmo riportare nella Piazza Verdi, perché Piazza Verdi doveva restare libera in quanto doveva essere disponibile per gli eventi estivi, cosa che per fortuna, quindi tornano nella zona universitaria in Piazza Rossini. E sono adesso al cavaticcio dimenticati e un po' nascosti. È un patrimonio della città, sono stato in Piazza Verdi dal 72 al 90, intorno ai tre totem c'è tutta la storia di quel periodo, storia importante e anche dolorosa della nostra città, ma che va ricordata e che noi intendiamo riportare naturalmente in una posizione da definire che non sia, che non dia fastidio al defilato rispetto alla facciata almeno di San Giacomo Maggiore. Ultima cosa, l'ipotesi che noi abbiamo presentato e inviato è un'ipotesi di massima. Stiamo adesso ragionando proprio insieme alla Fondazione Rusconi, sono qua e Ivano può confermare, per trovare una soluzione che convinca tutti, e credo che questa soluzione sicuramente arriveremo. Sicuramente arriveremo, c'è la disponibilità di tutti. La piazza deve essere una grande piazza, una grande piazza disponibile per eventi, può anche essere attrezzata con sistemi, si parla anche di una fontana a raso, qualcuno non è convintissimo, anche questa è un'ipotesi da affrontare, se la fontana non esclude l'uso polivalente della piazza, ma per noi comunque resta fissa la richiesta di portare i totem di Pomodoro. Vi ringrazio e scusatemi di tutti i problemi che abbiamo avuto. Niente, figurati, mi dispiace che non hai potuto proiettare dopo se c'è cioè, del tempo o se vuoi farlo, ma sì. Andiamo avanti. Se c'è tempo, riproviamo alla fine. E adesso andiamo avanti col dibattito. C'era un'altra consigliera di quartiere che era la Cristiana Costantini che mi aveva chiesto di intervenire. Prego. Prego. Sono qua? Si sente la mia voce? Sì. Ok. Allora vado. Dunque, niente, giudizio positivo al 100% sulla pedonalizzazione della Piazza Rossini, anche perché diciamo che forse è l'unico intervento sulla città storica di questi anni.
Mentre negli anni passati abbiamo visto, insomma, tanti interventi che sono, hanno modificato un pochino quello che, era in, che è il nostro centro, questo intervento valorizza sicuramente i palazzi, la chiesa, dà modo alle persone di godere di uno spazio che prima era un parcheggio. Ottima, secondo noi, anche l'idea di valorizzare il portico della chiesa di San Giacomo togliendo il parcheggio delle moto, poiché contestualmente alla pedonalizzazione della piazza è stato anche vietato di parcheggiare lungo il portico bellissimo di San Giacomo. Perché? Perché si è capito che le moto parcheggiate degradano la visione di un bene, cosa che per esempio ancora non è stata capita per il parcheggio abusivo di moto a fianco della Torre Asinelli, dove lì invece il parcheggio persiste. Noi come quartiere abbiamo fatto anche un ordine del giorno su questo tema e quindi magari se l'assessore al, al centro storico, la, quindi la Valentina Orioli, potesse interessarsi anche di questo, poiché liberare gli spazi dal parcheggio sicuramente, soprattutto nelle zone monumentali, arricchisce e valorizza la situazione. Personalmente apprezzo anche il prato, questa soluzione temporanea, credo che un po' di innovazione, un po' di creatività alla nostra città faccia bene, un po' di coraggio. Sicuramente è un allestimento che va verso, io ho pensato, per i giovani, perché le persone di una certa età fanno fatica a sdraiarsi, a sedersi sul prato, per cui penso anche, non so, un nonno che porti i bambini a giocare dovrà stare in piedi perché non sa dove, dove sedersi, perché non si sdraia sicuramente. Sarà sicuramente una zona da presidiare, poiché potrebbe, visto il contesto in cui si trova, essere usata in modo non corretto e quindi arrivare, cioè, diventare anche quella una zona di degrado e quindi va pulita, presidiata continuamente perché venga usata in modo corretto. Quello che io vorrei sottolineare ora, e faccio presto, è che ci vorrebbe una regia complessiva per quest'area. E cioè questa zona è stata valorizzata e veramente migliorata, però ci sono tutte le altre zone di contorno che non hanno la stessa attenzione. Penso a Piazza Scaravilli, che ancora deve avere la sua riqualificazione finale, era stato fatto anche lì un allestimento provvisorio, è previsto una nuova, un nuovo allestimento, ma ancora non si vede. La zona sotto i Ginkgo Biloba è completamente abbandonata, non è degna della nostra città, anche prima Loris Collegatti ne ha parlato, ci sono delle aiuole completamente secche e sporche, la piazza Biagi è un parcheggio assediato continuamente, anche se sarebbe una piazza pedonale. Avevo sentito che durante il lockdown l'assessore Mattanti voleva fare un... un'ordinanza per multare le auto, poi non si è sentito più niente. Come quartiere abbiamo fatto anche un ordine del giorno sulla segnaletica, perché questa zona ne è priva, per valorizzare tutti i punti di interesse che ci sono, teatro comunale, pinacoteca, università. Non esiste una segnaletica che guidi le persone, turisti, residenti, a fruire veramente di tutte le ricchezze di questa zona, quindi anche su questo si potrebbe lavorare. Sul futuro della piazza Rossini, come ha detto Foregatti, come quartiere vorremmo fare un ordine del giorno che riporti sicuramente i totem di Pomodoro per tutte le ragioni che sono state dette, ma anche che valorizzi questa piazza, la pensi per un uso sociale, poiché le piazze hanno senso solo se le persone le possano vivere, diventano luoghi di incontro e non solo così di mero attraversamento della città, perché non portano niente in più, mentre soprattutto adesso, dopo il periodo che abbiamo vissuto, avere più spazi dove le persone si possono incontrare, quindi diluire gli assembramenti, ma fare in modo che ci sia lo stesso lo spazio sociale, è molto importante. Direi che concludo. Grazie, io darei la parola alla consigliera Clancy. Grazie Presidente, dunque poche parole, sostanzialmente volevo dire che da parte di Coalizione Civica sicuramente accogliamo con grande favore la pedonalizzazione della piazza, che come tanti gruppi consigliari chiedevamo da tempo.
A me personalmente non dispiace neanche l'installazione temporanea con il prato, ma l'importante è che rimanga una piazza pedonale, quale che sia la soluzione poi definitiva. Apprezzo molto l'intervento che è stato fatto dal Presidente dell'Ordine degli Architetti, se non sbaglio, sulla conciliazione, diciamo, fra la storia di una città e una dimensione di arredo urbano che viene vissuto dai suoi cittadini e dalle sue cittadine, quindi penso che appunto ci si debba muovere in quella direzione. E mi piace anche molto l'idea del concorso di architettura, perché credo valorizzi la natura, la vocazione di città universitaria e di sapere universitario che abbiamo in città, quindi insomma, questo giusto i miei 2 centesimi, come si suol dire, sull'argomento. Colgo l'occasione invece per chiedere all'assessore Arioli, che ringrazio della presenza, un ulteriore commento sulle richieste che abbiamo sentito anche oggi da parte di Strade Aperte, nel senso che in realtà come Consiglio Comunale ci siamo espressi più volte su questo tema, cioè nel giorno del consigliere Colombo io ho fatto 2 question time, e tuttavia ancora non ho ricevuto risposta, per esempio sul secondo, forse nemmeno sul primo, ma non ne ho certezza in questo momento. Potrei dire un'inesattezza sicuramente sul secondo. In ogni caso il tema è che c'è una richiesta di spazi in città portata avanti da moltissimi cittadini e cittadine, soprattutto dopo una quarantena di un certo tipo. Abbiamo visto degli esempi molto interessanti anche in sede di commissione, c'era anche lei, assessora, su quello che è stato fatto in altre città, penso alle strade, alle piazze pedonali, anche solo a Milano. Mi chiedevo, insomma, cosa fosse in programma nella nostra città in termini di liberazione magari di alcune strade dal traffico veicolare, restituzione di alcuni spazi ai cittadini e alle cittadine, e inaugurazione di nuove aree, di nuove piazze, di nuove strade. Grazie. Grazie. Allora, ho visto che mi hanno chiesto alcune persone, alcuni invitati, di poter intervenire. Allora, noi siamo nella fase del dibattito dei consiglieri. Di solito gli invitati non intervengono in questa fase, lo fanno prima e non intervengono più. Quindi non è previsto un secondo momento, però ci sono 2 persone, visto che abbiamo un po' di tempo. Ho visto che c'era Ciavatti e Giulia Pozzi che volevano fare 2 interventi. Mi raccomando, molto brevi. Do la parola eventualmente a Ciavatti se vuole a questo punto dire 2 cose. Volentieri, grazie. Sarò velocissimo perché assieme agli altri comitati di zona abbiamo firmato questo documento che riguarda il futuro di Piazza Rossini. All'interno di un'idea che io chiamerei progetto di area, che è un po' il tentativo di superare degli interventi parziali a favore di un progetto di risanamento ambientale che riguarda l'arredo, riguarda il controllo sociale, di un'area molto vasta che va da Piazza Verdi fino a Piazza Aldrovandi, Piazza Rossini e Piazza San Martino e naturalmente via Zamboni. Condivido completamente il discorso della pedonalizzazione, il discorso della rimozione dei motorini e via dicendo, e naturalmente occorre assegnare una funzione più definita a Piazza Rossini. Io credo che si possa definire una delle piazze della cultura di Bologna, importante così come dovrebbe essere anche Piazza Verdi con il suo teatro comunale. E da questo punto di vista è evidente che un ritorno, diciamo, delle statue di Gio Pomodoro, che io ricordo benissimo perché tutta la storia l'ho vissuta direttamente, che per tanti anni sono state in Piazza Verdi, che rappresentava una sorta di identità culturale della zona, siano collocate in Piazza Rossini. Io credo che sia un progetto davvero giusto questo. Dare a Piazza Rossini il significato di un luogo della cultura a disposizione del conservatorio per le proprie iniziative e a disposizione di un turismo culturale che ovviamente, grazie anche ad una segnaletica che dovrà essere formulata con più precisione, può percorrere
questi luoghi così importanti e così densi di istituzioni culturali come la zona universitaria. Quindi da questo punto di vista condividiamo noi come Comitato Piazzaverdi la posizione espressa da Pietro Maria Alemagna e dagli altri comitati, e questa ci pare sia la funzione, diciamo, più importante che potrà assumere questa piazza. Naturalmente c'è, e ho concluso, c'è un tema di controllo sociale che non può essere eluso, non può essere messo da parte. Noi avevamo le sedute in Piazza Verdi, sono state tolte perché utilizzate in modo inopportuno, e quindi è evidente che qualsiasi struttura, qualsiasi luogo, il campo, eccetera, possono essere sottoposti ad un uso stressante che mal si concilia con un corretto uso del luogo del controllo pubblico. Ma questo è un altro argomento che forse non fa parte di questa commissione, che inerisce altri assessorati e la necessità di un coordinamento tra coloro che si occupano del bene della città. Grazie. Grazie. Allora, mi aveva chiesto la parola la consigliera Coconcelli, poi dopo faccio intervenire Pozzi. Prego, consigliera Coconcelli. Consigliera, non mi sembra che stia riuscendo a intervenire, quindi intanto do la parola a Giulia Pozzi, prego. Sì, grazie. No, velocissimamente, un discorso sul concorso di architettura. Sarebbe molto bello riuscire a farlo, e mi chiedo, io era più una domanda più che altro, oltre che essere un'osservazione, nel momento in cui il lavoro che è già stato fatto su Piazza Rossini, che comunque va avanti da più di 2 anni, e le osservazioni che stiamo facendo adesso a riguardo possano eventualmente confluire in un documento preliminare alla progettazione, in modo tale che tutto questo discorso non venga appunto lasciato in vano, ma che possa servire come una base per un concorso che trovo essere uno strumento senza dubbio democratico, valutabile da tutti e condivisibile. Quindi sono super coincisa, e aggiungo che sono molto curiosa di sentire la risposta dell'assessore Orioli riguardo appunto alle nuove procedure di strade aperte. Siamo ancora in attesa di una risposta. Grazie. Bene, consigliera Coconcelli, riesce a collegarsi? Mi sente? Sì, prego. Perfetto, grazie. Tengo spenta la telecamera perché purtroppo evidentemente ci sono problemi di connessione. E niente, questo interessantissimo dibattito fra pro e contro Piazza Rossini, Prato e quant'altro. E io volevo, diciamo, apportare la mia considerazione, perché a mio avviso, questo è il mio parere ovviamente, in Piazza Rossini non mi convince proprio la presenza di questo prato, perché a mio avviso incongruente con il luogo. Sarò retrograda, però questa piazza storica davanti a un conservatorio a mio avviso non va snaturata con un manto erboso. Poi è vero quanto hanno detto gli architetti e quanti hanno perorato pro manto erboso, ma a mio avviso viene alterato quel genius loci, cioè quel genius del luogo, la sua storia, perché quella piazza potrebbe essere utilizzata, l'hanno detto altri che sono intervenuti in precedenza, che saluto tutti, l'architetto Alemagna e i vari consiglieri, i vari componenti, le varie associazioni, però insomma potrebbe essere utilizzata per i concerti all'aperto, come mi pare fosse stato convenuto anche in precedenza. Questo tappeto erboso attualmente serve come area di sgambattura per canidi, non mi piace, ma ovviamente non è bello ciò che è bello ciò che piace, quindi è un'impressione mia che non ci azzecca nulla con quel luogo. Io mi domando a questo punto perché non trasformare tutta via Zamboni in un boulevard di tigli.
Mi chiedo che senso ha un prato di 300 metri quadri rialzato di 15 centimetri dal suolo per contenere terra e prato e quant'altro con un sistema di irrigazione che potrebbe essere poco appropriato anche per dissesti a livello del luogo, scoli dell'acqua e quant'altro. Poi non sono un architetto, per carità, però a mio avviso si travisa un'idea green di città. Cioè, non è detto che tutto il green, ossia il verde, sia bello perché c'è un prato. Questa non è la visione ecologica. È vero che è educativo lasciare la piazza senza auto, a Cipicchia se è educativo, ma non è opportuna per me una sovrastruttura che non ci azzecca col contesto. A mio avviso, ho sentito qualcuno perorare l'idea, e credo che sia, correggetemi se sbaglio, l'architetto Allemagna, di posizionare le tre colonne, attenzione, non totem, perché Arnaldo Pomodoro non voleva che si chiamassero totem, quelle che erano un tempo in Piazza Verdi attualmente sono sul retro del Mambo, vicino al Cavaticcio. Arnaldo Pomodoro, in una intervista del Corriere Bologna, era contentissimo che quelle tre colonne ritornassero o in Piazza Verdi o in un luogo attiguo. Ricordatevi che erano state ribattezzate come totem dall'allora movimento del 77, gli indiani metropolitani, e fungevano da tazebao, ve lo ricordate? Quindi io sono dell'idea che spostare opere, cioè quelle tre colonne che potrebbero ritornare invece in loco, spostare quelle tre colonne significa perdere la relazione con lo spazio che le ospita. Cioè c'è sempre un nesso causale. Allora, ora dopo il prato, mi corregga se sbaglio, saluto la gentile assessore che è sempre presente, si parla anche di posizionare una fontana raso, come da uno studio che c'era stato presentato, mi sembra, della Fondazione Rusconi, per dare quell'idea di sistemazione definitiva della piazza. Io sono un po' scettica su questa novità, e come fui scettica sul bosco urbano di Cucinella, che fu installato per fortuna provvisoriamente in piazza Santo Stefano nel tardo 2018. Ricordate quegli alberelli che sconvolsero quella piazza in occasione del Cersaie? Non è questa la mia idea di green, e non la condivido. E si tagliano degli alberi in certi distretti, e parlo dei prati di Caprara, dove già esistono, e invece si posizionano in contesti dove nulla ci azzeccano. Ecco, volevo solo portare il mio apporto, che non è insindacabile, per carità, però mi trova non concorde su quel prato. Poi, per carità, sempre meglio il prato di un parcheggio a cielo aperto con decine e decine di macchine. Però non è questa l'idea di città che io penso. Però ripeto, a questo punto io trasformerei tutta via Zamboni in un boulevard di tigli, di ciliegi, di no, non è così che funziona quella piazza e quel distretto lì. Io vedrei bene invece le tre colonne di Arnaldo Pomodoro su quella piazza, e vedrei dei concerti all'aperto. Oltretutto adesso in epoca di Covid bisogna stare all'aperto, è necessario e indispensabile stare all'aperto, ecco, per orare la causa di concerti all'aperto. Siamo in piazza Rossini, quale piazza è deputata dei concerti più che quella? Grazie, e ho concluso. Grazie, darai la parola al consigliere Colombo, prego. Sì, grazie Presidente, appunto approfittando anche un po' del tempo a disposizione, penso sia interessante interloquire con gli interventi in particolare di oggi, che mi sembrano già un passo in avanti significativo rispetto alla prima seduta di un paio di settimane fa. Io ho molto apprezzato, devo dire, complessivamente i diversi interventi che ho sentito questa mattina, a partire dal vicepresidente dell'Ordine degli Architetti, che ha dato, ecco, io lo chiamerei davvero un inquadramento valoriale a tutto questo dibattito rispetto al valore sociale dell'architettura, l'idea che gli spazi pubblici hanno senso in quanto non meramente contemplati, ma in quanto vissuti, e all'idea che la città
non è una fotografia ma un film. Da questo punto di vista lo dico davvero con un po' di provocazione intellettuale che credo possa starci in un confronto di questo genere. Se oggi noi ci fossimo, se in passato nella storia ci si fosse attenuti all'idea che i luoghi sono immutabili e non devono essere cambiati, lo dico a modo di battuta ma non troppo, oggi il teatro comunale sarebbe un abuso edilizio, nel senso che sappiamo, e non lo avremmo, nel senso che quell'area, come è noto, era in realtà una spianata che doveva lasciare spazio alla magnificenza della facciata del precedente palazzo Bentivoglio. Allora, vediamo su di te. No, Lanna mi vuol parlare prima della commissione. Concelli, spenga il microfono per piacere. Grazie. Ecco, lo dico davvero a modi di provocazione, quindi stiamo discutendo alla fin fine di un prato, di un'installazione temporanea, di un progetto definitivo che non prevede di riempire quello spazio aperto di edifici, ma stiamo parlando di come pedonalizzare e dare nuova vita anche sociale e qualità a uno spazio storico. Credo che da parte di nessuno ci sia l'intenzione di profanarne la storia, anche perché ovviamente i riferimenti storici sono qualcosa di molto soggettivo. Qualcuno può guardare agli anni 70, qualcuno può guardare a secoli addietro. Io credo che dobbiamo tutti guardare l'oggi e il futuro, anche ovviamente nel rispetto del passato. Ora, io credo che sia molto importante utilizzare questo periodo di sperimentazione, di seconda sperimentazione, davvero per progettare al meglio gli usi e l'assetto futuro della piazza. Intanto tutta questa discussione e soprattutto il progetto ROC e il progetto del Prato hanno avuto un merito, hanno fatto riscoprire l'importanza di questo spazio e ci hanno fatto unire tutti, direi, all'unanimità attorno all'idea di pedonalizzarlo e restituirlo alle persone. Non mi sembra poco come merito di questi interventi sperimentali dopo decenni di sostanziale abbandono. Ecco, rispetto alla proiezione sul progetto futuro di assetto definitivo, credo che ci sia bisogno appunto di esercitare quel valore sociale dell'architettura e quindi ripensare quello spazio sia nell'ottica di renderlo più bello, quindi sicuramente l'asfalto va eliminato, il parcheggio delle macchine va definitivamente soppresso, magari anche quelle poche macchine rimaste della città metropolitana che però costringono a lasciare ad uso veicolare quasi metà della piazza, perché la verità è che metà dello spazio è ancora veicolare, perché per poche macchine comunque occupano spazio. Quindi sicuramente questo. Io credo in secondo luogo che lo spazio non debba essere solo reso più bello, il che significa anche finalmente, come già adesso sta avvenendo, riscoprire le facciate dei palazzi storici della Basilica di San Giacomo che si affacciano sulla piazza, ma io credo che il secondo obiettivo progettuale debba essere anche quello di renderlo più fruibile per le persone, più bello e più fruibile. Sentivo Giulia Pozzi parlare appunto di un documento preliminare alla progettazione con quelli che possono essere gli indirizzi. Ecco, io da non tecnico, se dovessi riassumere in due aggettivi, direi così: vorrei per quella piazza una progettazione che la rendesse uno spazio più bello e più fruibile. Come farlo? Sicuramente appunto il tema dell'eliminazione delle auto in sosta, anche più ampia rispetto all'area interessata dalla sperimentazione attuale, una pavimentazione diversa, su cui non mi addentro in questo momento, anche se ho già avuto modo di dire che non trovo nulla di scandaloso nel Prato, poi a qualcuno piace, a qualcuno piace di meno. Il punto è intendersi sul fatto che non ci possono essere pregiudizi sulle trasformazioni
della città, altrimenti appunto oggi non avremo neanche il teatro comunale. E la dico così, ovviamente anche qui a mo' di provocazione, non avremmo neanche i totem di pomodoro, perché in Piazza Verdi nel 71 i totem di pomodoro non c'erano, sono stati messi nel 72, ci veniva ricordato, e anche quella era, come dire, sicuramente una trasformazione dello spazio rispetto al suo assetto storico. Però oggi noi li utilizziamo invece come riferimento culturale e storico che vogliamo recuperare. E io credo che la storia, la vita di una città sia quella del cambiamento, ecco, del cambiamento che poi porta innovazione, che poi si consolida e diventa un nuovo pezzo della storia, dell'architettura e della vita della comunità della nostra città. Quindi dicevo, sicuramente una pavimentazione diversa da quella attuale. Credo che sia molto interessante la proposta progettuale di cui si è cominciato a parlare, di una fontana a raso, che tra l'altro avrebbe il pregio anche di dare una risposta, ma pochissimo impattante dal punto di vista architettonico, perché è una fontana a raso, quindi il massimo di elementi verticali sarebbero i getti d'acqua, magari non in maniera continuativa, insomma ci sono tante esperienze nel mondo e anche in Italia di fontane a raso, ma darebbe ad esempio anche una risposta all'idea di renderla fruibile anche ai bambini come occasione di gioco, di refrigerazione e in generale di qualificazione di quello spazio. Così come io credo che per rendere quella piazza fruibile, ad esempio da parte degli anziani, da parte dei turisti, da parte degli studenti, quelli civili, e ce ne sono tanti, io credo che sia indispensabile per pensare anche a un sistema di sedute nella piazza, perché è un mese che sento parlare e prevedere che il prato sarà sicuramente un orinatoio per gli esseri umani e uno sgambatoio per gli animali, poi basta passarci e nessuna di queste profezie si sono avverate, quindi la sperimentazione ci sta dicendo che perfino un prato può essere ben vissuto e ben utilizzato, e quindi io credo che un sistema di sedute di qualche genere sarà indispensabile. E poi il tema della verticalità. Io non sono contrario all'idea di riportare nella zona universitaria i tre totem di pomodoro, mi sembra una suggestione interessante. Qualcuno potrebbe obiettare che, come non c'è mai stato il prato, non ci sono mai stati totem, ma io invece credo che i totem magari potrebbero invece inserirsi correttamente in quel contesto. Qualcuno potrebbe obiettare che sono elementi verticali che contrastano con le facciate, ma io credo che se posti in una giusta localizzazione invece possono ben integrarsi. E poi, sempre dal punto di vista della verticalità, io credo che assolutamente indispensabile, verticalità o orizzontalità che sia, in realtà recuperare il tema progettuale del verde che stiamo sperimentando. Io ovviamente non mi voglio addentrare in queste riflessioni, il verde può essere orizzontale, stiamo vedendo il prato, può essere verticale, degli alberelli che stiamo vedendo anche ora, magari in una posizione diversa, ecco, però come dire, a me piacerebbe, a proposito di valore sociale degli spazi, se io dovessi sognare la Piazza Rossini che vorrei, penserei a uno spazio in cui ci sono magari dei genitori e dei nonni seduti su delle panchine all'ombra degli alberi e dei bambini che corrono e giocano nella piazza, e poco più in là degli studenti che chiacchierano o che studiano. Ecco, mi piacerebbe pensarla così, ma perché questa piazza abbia queste funzioni sociali, venga restituita alla vita della comunità, c'è bisogno di liberarla dell'incongruo che oggi sono le macchine, ma per restituirla alle persone ci vuole qualcosa di più, serve anche allestirla con rispetto per il contesto storico, allestirla perché sia effettivamente fruibile e vivibile dalle persone. Ecco, il tema, io richiamavo il tema
degli alberi e della fontana raso anche in un'altra ottica, non solo di fruibilità. Sono di fatto elementi, l'acqua e il verde, indispensabili anche per contrastare la crisi climatica, cosa ancora obiettivo ancor più fondamentale in centro storico che, come noto, è il luogo più colpito dalle fragilità climatiche e dalle isole di calore. Non credo sia una profanazione della storia, portare, o riportare, chissà, del verde, in Piazza Rossini e dell'acqua in Piazza Rossini. Però ecco, tutto questo per aggiungere appunto qualche riflessione sugli input progettuali, pensando già all'assetto definitivo e facendo tesoro del confronto e dell'avanzamento, a mio avviso, che c'è stato nel confronto, stamattina. E sul resto, ecco, magari mi riservo di intervenire poi in chiusura. Credo anch'io importante inquadrare comunque tutte queste riflessioni, anche nell'idea di aumentare sempre più, gli spazi pubblici per le persone, a maggior ragione post-Covid. Quindi, il piano di interventi proposto da Strade Aperte, io credo sarebbe importante trovasse un riscontro positivo e il più possibile rapido, anche da parte dell'amministrazione comunale. Grazie, Presidente. Grazie, do la parola alla consigliera Lama, prego. Grazie Presidente. In verità, volevo chiedere questo. Io ho trovato queste commissioni veramente molto interessanti, veramente molto, e mi rendo conto che ci sono, forse lo diceva anche Pamela Lama la volta scorsa, che quello che stiamo facendo qui è anche un modo per documentare diciamo il lavoro di vari soggetti, dai consiglieri, cittadini, architetti, insomma, e di, come dire, metterlo a sistema. E se, non è un problema troppo grande, perché mi rendo conto che invece è, come dire, uno sforzo aggiuntivo, quello che mi sentirei di chiedere è se fosse possibile mettere insieme i materiali che in queste due commissioni abbiamo, potuto vedere, materiali che sono stati illustrati anche nelle motivazioni, eccetera, eccetera. Quindi adesso io non so se oggi, per esempio, ma per citare un esempio, l'architetto Remagna riuscirà a proiettare. In ogni caso, chiedevo se era possibile inviare i loro materiali alla segreteria di commissione, in modo da raccogliere tutto il lavoro che è stato fatto fra la scorsa commissione e quella di oggi. Non torno sui tanti aspetti che ho apprezzato, quindi la funzione, l'uso sociale dello spazio pubblico, questa lettura, insomma, degli spazi, delle piazze, il rispetto anche della multifunzione dei luoghi pubblici, mi sembra una cosa molto importante e che bisogna trovare il modo anche di garantire. E soprattutto quando si pensa a delle installazioni che restano anche fisse. Io avevo solo una domanda aggiuntiva, oltre a questa preghiera di raccogliere materiali, se è possibile farlo, che era questa. Io non ricordo, adesso mi riallaccio all'intervento fatto da Colombo, se lì ci sono anche degli spazi dedicati al parcheggio per le persone disabili. Quindi quando la consigliere Colombo suggeriva di procedere ulteriormente sul tema degli spazi per auto, nel senso di procedere nella ulteriore riduzione, mi chiedevo se lì però sono anche previsti parcheggi per le persone disabili. Grazie. Grazie. Ci sono altri consiglieri comunali che vogliono fare qualche domanda eventualmente all'assessore o approfondire qualche cosa? Perché così io darei direttamente la parola all'assessore Violi che ha diverse cose alle quali
Sicuramente deve rispondere. Sì, mi sentite? Sì, sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io intanto ringrazio tutti i partecipanti a questa commissione, alla commissione precedente e anche alla commissione di quartiere Santo Stefano, che è stata calendarizzata fra le due, perché sono state tre occasioni importanti di confronto e concordo assolutamente con quello che diceva ora Rossella Lama, molto fertili dal punto di vista del dibattito e anche della discussione, seppure da posizioni diverse, sul significato dello spazio pubblico e dell'architettura. Quindi io ho molto apprezzato, e questo lo dico con molta sincerità, insomma, mi è stato anche di aiuto tutto questo ragionamento. Vorrei fare un intervento, diciamo, in due parti. La prima parte su Piazza Rossini e poi sugli spazi pubblici più in generale, e quindi strade aperte. Per quanto riguarda... Adesso Ruscelli dice se c'è tempo, ma potrebbe proiettare. Non so, io adesso forse è meglio se finisco questo intervento, poi vediamo se rimane spazio. Per quanto riguarda Piazza Rossini, non torniamo sulla polemica Prato o non Prato, mi sembra che questo percorso di tre commissioni, ah, scusami Alemagna, anche leggo Ivano Ruscelli, questo percorso di tre commissioni, una di seguito all'altra, mi sembra che ci abbia in parte permesso di chiarire, no? Anche qual è stato il percorso. Scusa, Orioli, scusa, sono due le commissioni però che abbiamo fatto. Non sì, 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 scusami, dicevo tre perché in mezzo alle due abbiamo fatto anche una commissione di quartiere, come ricordavo prima, quindi in realtà nelle ultime settimane ci siamo costantemente occupati di Piazza Rossini, certo, hai ragione. E quindi insomma questo percorso comunque ci ha permesso secondo me di capire anche un po' il significato dell'allestimento temporaneo e forse di superare questa polemica sul Prato. Peraltro, vabbè, io ho sempre detto che a me il Prato piace, quindi non è un mistero la mia posizione. In questi giorni sono passata più volte a vedere che cosa succede. Francamente, ogni volta che ci passo io trovo delle persone sdraiate, molto civili, che leggono, chiacchierano, insomma, fanno delle cose molto normali e anche piacevoli. Può darsi che io sia particolarmente fortunata, però non ho visto un uso così distorto di questo spazio come è stato paventato da alcuni che avevano dei comprensibili timori. È chiaro che lo stiamo tenendo piuttosto monitorato, insomma, non possiamo nasconderci che qualsiasi funzione, qualsiasi oggetto che si vada ad inserire in uno spazio pubblico come delicato, come quello della zona universitaria, come ci ricordava prima Otello Ciabatti, è un oggetto che deve essere tenuto in grande attenzione. Quindi questo ovviamente è una premessa che riguarda qualsiasi scelta fatta e che faremo per il futuro. Quindi Pantaleoni ha fatto un intervento molto interessante di cui c'era bisogno, ricordandoci il ruolo dell'architettura. Io sono un architetto, quindi non posso che condividere in toto quello che è stato detto. I progetti di architettura nascono dai bisogni e nascono per rispondere ai bisogni. Allora, in questo caso io credo che il nostro compito non sia quello tanto di dire come deve essere fatto il progetto, cioè di insegnare ai tecnici a fare il loro lavoro, ma sia più quello di fare la sintesi di quelli che sono i bisogni. In questo senso i progetti non si recepiscono, cioè mi riferisco a una parola che ha usato prima Giulia Pozzi, ovviamente non voglio fare una polemica con Giulia Pozzi, ma mi ha colpito, diceva qualcosa come: vorrei sapere, noi abbiamo presentato il progetto Strade Aperte all'amministrazione, l'amministrazione non l'ha ancora recepito. Allora, dal mio punto di vista, in questo momento in cui faccio l'amministratore non è che recepisce, non recepisce in toto, l'amministratore si confronta e mette sullo stesso piano tanti messaggi, tanti bisogni e tante necessità e domande che riceve. Questo vale per Piazza Rossini, vale per Strade Aperte, no? Allora, su Piazza Rossini mi pare che stiamo facendo un percorso molto chiaro da questo punto di vista. Ci stiamo confrontando con tanti e con tanti bisogni e con tanti punti di vista diversi. Questo percorso non è nato
all'inizio del mese con la prima di queste due sedute di commissione. È un percorso che viene da lontano perché c'è stato un progetto europeo che negli ultimi anni ha animato costantemente questo tipo di confronto dentro l'area universitaria, a volte con un maggiore protagonismo degli studenti, a volte con un maggiore protagonismo delle associazioni, insomma con momenti di confronto differenti fra i soggetti che sono dentro l'area universitaria, ma senza mai perdere la bussola del confronto e mettendo dentro un laboratorio un ragionamento sui singoli spazi, ma anche un ragionamento di regia più complessiva. Quindi per rispondere anche a Cristiana che faceva questo rilievo, c'è una regia complessiva sull'area universitaria, è una regia non solo complessiva ma anche complessa perché tiene insieme strumenti diversi e anche attori e diversi, quindi ad esempio per quanto riguarda il progetto del teatro comunale è stato fatto un concorso, ci sono dei fondi del patto per Bologna che vengono dai fondi europei e quindi c'è un tempo di realizzazione che è legato a quel tipo anche di strumenti e a quel tipo di finanziamento. Per quanto riguarda Piazza Scaravilli, Piazza Scaravilli è uno spazio di proprietà dell'Università di Bologna che al termine di questo percorso ha deciso di farsene carico, diciamo così, in prima persona, quindi dopo una serie di ragionamenti, di allestimenti e di riflessioni sulla temporaneità che sono partite con il progetto ROC. Infine abbiamo un progetto definitivo fatto dall'Università di Bologna e già finanziato che aspetta di essere realizzato. Questo per dire che c'è un mosaico di interventi, chi li conosce tutti, chi si è confrontato su tutti, penso abbia anche un quadro abbastanza chiaro del complessivo, ma è chiaro che non si realizzeranno magicamente tutti in una volta, abbiamo purtroppo una serie di passaggi abbastanza complessi e anche di questioni da incastrare l'una con l'altra. Attorno al teatro comunale ci sono anche delle ipotesi che sono emerse nello stesso concorso del teatro comunale, ma naturalmente poi vanno approfondite ognuna di queste con gli strumenti giusti e rispetto a chi può essere promotore di quelle parti di progetto. Quindi è come se avessimo una sorta di affresco complessivo da realizzare. In questo affresco complessivo, in questo momento, il Comune si può fare carico di due cose, che sono la sistemazione definitiva di Via delle Moline e la sistemazione definitiva di Piazza Rossini. Sono due temi questi che erano stati affidati esplicitamente come missione a Fondazione Rusconi, che voi sapete è una fondazione che lavora in stretta relazione con il Comune di Bologna e che ha partecipato a tutto il percorso ROC, al laboratorio sulla zona universitaria e che si sta facendo carico di fare sintesi dei bisogni che emergono. Questo lo dico anche per rispondere un po' al tema concorso. Il tema concorso è un tema nel quale, il concorso è uno strumento nel quale io credo molto e penso che mi si possa dare atto che in questo mandato che ormai volge al termine ho cercato di promuoverlo in più occasioni, quindi non sono qui a dire che i concorsi non servono e non sono utili, anzi al contrario, però mi sembra che in questo caso abbiamo scelto un modo diverso per arrivare allo stesso risultato, che è quello di un confronto democratico e di una democratica raccolta e armonizzazione dei bisogni, che è quello del laboratorio urbano, che è quello del passaggio attraverso più fasi di sperimentazione e di progettazione temporanea, e quindi non penso che sia questo il momento di ricorrere appunto al concorso, ma con questo non credo appunto che siamo inadempienti, credo semplicemente che stiamo scegliendo degli strumenti differenti. I progetti che citavo, Moline e Rossini, sono già finanziati a piano dei lavori pubblici, quindi siamo anche abbastanza vicini alla loro possibile realizzazione, forse più vicini che se iniziassimo oggi un percorso di concorso. Detto questo, quali sono i bisogni che mi sembra di raccogliere su Piazza Rossini? Mi sembra che un bisogno condiviso da tutti sia la pedonalizzazione, un concetto di pedonalizzazione che comunque tiene conto del fatto che lo spazio è uno spazio
attraversato, storicamente attraversato, e quindi ci sarà comunque una componente di viabilità carrabile ineliminabile, e che tiene conto che c'è una città metropolitana alla quale stiamo chiedendo di ridurre progressivamente le proprie esigenze di sosta, e questo davvero auspichiamo che possa accadere, ma comunque ci sono delle funzioni tipo l'isola ecologica, tipo l'attraversamento, che in ogni caso richiedono anche una presenza dei veicoli, ma niente più sosta dei veicoli, niente più questi oggetti che sono ingombrantissimi nel paesaggio urbano. E in un paesaggio urbano di grande qualità, riconosciuta anche dalla soprintendente, che accompagna questa nostra regia complessiva e non a caso ha revisionato tutti i vincoli su Piazza Rossini, riconoscendone il vincolo d'insieme, quindi la sua bellezza come uno degli spazi monumentali più importanti della città. Anche questo è un pezzo del percorso. Anche se forse per i più è una parte burocratica e che non siamo abituati a considerare. Secondo bisogno quindi è la qualità dello spazio all'altezza della qualità delle architetture, e sicuramente l'uso sociale, la funzione, il valore di questo spazio, che è sicuramente uno spazio per la cultura, è sicuramente uno spazio per le persone. Infine, aggiungo ai bisogni anche il bisogno di una attenzione alla questione ambientale. Io l'ho sottolineato con forza la volta scorsa, vi ho fatto vedere un elaborato che sta dentro il nuovo piano urbanistico generale, lo ribadisco perché dovremo sempre più occuparci del tema climatico e quindi dell'isola di calore, che è uno dei grandi problemi di questa città, e quindi del benessere climatico negli spazi non solo privati ma anche pubblici. Mi sembra che questa possa essere un po' la sintesi dei bisogni sui quali si può costruire un progetto, che mi pare abbia già oggi dei grandi punti di convergenza, sono stati riconosciuti da chi mi ha preceduto, io non ci voglio tornare, auspico semplicemente che ci siano presto degli altri momenti di confronto, come credo ci saranno, principalmente con gli stakeholder della piazza, penso a Don Domenico, penso al conservatorio che abbiamo già incontrato, penso alla città metropolitana, ma anche di confronto con tutti gli altri soggetti che siedono a questo tavolo virtuale. Il confronto credo che non possa escludere l'assessore alla cultura e il Museo di Arte Moderna, perché spostare dei totem non è un'operazione neutrale, non è semplicemente decidere che la collocazione è meglio qui piuttosto che là. Quei totem, così come altre opere d'arte, erano stati portati al cavaticcio pensando a un'estensione all'aperto del Museo Mambo, quindi c'era un progetto. Questo progetto può essere criticabile quanto vogliamo, ma evidentemente per essere superato richiede un altro progetto che non riguarda appunto solo i totem, ma anche altri oggetti che sono nello stesso luogo, cioè al cavaticcio in questo momento. Quindi non credo si possa risolvere così tout court come un problema di trasloco di un oggetto. Credo vada inserito in una visione più complessiva che appunto non riguarda soltanto noi e non riguarda soltanto Piazza Rossini. Quindi non mi sento in questo momento di poter dire che questa sia una cosa da dare per scontata, e non lo metterei come un elemento di contrattazione, cioè se i totem vanno lì allora va bene tutto, scusate se semplifico, ma lo metterei come uno dei tanti elementi della questione da considerare, di cui verificare la fattibilità. Questa chiacchierata che sto facendo, che forse vi sto anche un po' addormentando, ormai è ora di pranzo e quindi la faccio insomma poco lunga se posso, vi dà l'idea della complessità di cosa significa intervenire nello spazio pubblico. Ogni spazio pubblico della città possiede la stessa complessità, anche se non è così bello come Piazza Rossini. La bellezza da questo punto di vista è un punto di forza, perché di fronte alla bellezza tutti siamo disponibili, ad esempio, a riconoscere
che è importante togliere le macchine, pedonalizzare per apprezzare meglio lo spazio, ma tutti gli altri temi rimangono comunque gli stessi temi, sia che parliamo appunto di uno spazio monumentale, sia che parliamo di un qualsiasi altro spazio della città dove si pone un tema di armonizzazione dei bisogni, quindi un tema di confronto dialettico, ma anche di collaborazione e alla fine di compromesso. Questo lo dico perché il lungo catalogo di proposte che ci è stato presentato da Strade Aperte, noi l'abbiamo preso molto seriamente e a me dispiace che qualcuno pensi che siamo solo in ritardo. In realtà noi è da un mese che lavoriamo su questo catalogo. Stiamo lavorando in maniera trasversale perché io sono l'assessore allo spazio pubblico, all'urbanistica, alla città, chiamatemi come vi pare, però non sono l'assessore per esempio alla mobilità o alla scuola o alle tante altre questioni che sono toccate dalle proposte che abbiamo ricevuto, e quindi lo sforzo che stiamo facendo è di confrontarci fra tutti, e chi conosce la pubblica amministrazione sa che questo non è mai banale, perché la trasversalità è forse l'esercizio più difficile. E quindi ci stiamo confrontando in che spirito? Non nello spirito di recepire, cioè di dire, di prendere questo catalogo ed eseguire quello che ci viene richiesto, perché non è possibile, non è così che funziona, ma nello spirito di collaborare e di capire quali soluzioni sono le più fattibili, quali soluzioni hanno delle controindicazioni che magari chi ci ha fatto le proposte non conosce, perché anche questo è possibile, quanti soldi ci vogliono per realizzare ognuna di queste, quali tempi e chi le progetta, perché ognuna delle cose che ci viene proposta richiede un progetto, e il progetto richiede ore uomo di personale che lavora nella pubblica amministrazione, lo stesso personale per lo più che si sta occupando di progetti come il tram, per esempio, quindi di cose molto complesse che vanno avanti per anni, o di Piazza Rossini o di altro. Questo appunto lo dico perché è complicato e perché non tutto si riuscirà a fare. Siamo abbastanza vicini a scegliere una modalità e una risposta. Voglio sottolineare che ad esempio la città di Milano, che sta facendo tutto questo lavoro sulle pedonalizzazioni, sull'urbanistica tattica e sulle piazze aperte, aveva iniziato questo lavoro ben prima del Covid, quindi non è un'improvvisazione, è un percorso che Milano ha compiuto utilizzando degli strumenti che già aveva, e quando si vedono che già aveva messo a punto, e quando si vedono le piazze realizzate con i colori a terra, con le sedute, con le panchine, in realtà questo è il punto di caduta finale di un percorso che prevede prima delle sperimentazioni più semplici fatte con i soli strumenti spesso del global, per intenderci, cioè mettendo per terra delle strisce bianche, qualche fioriera, qualche New Jersey, quindi cominciando in maniera molto semplice. Questo per dire che nessuno di quegli interventi, per quanto può sembrare banale e spontaneo, è così facile, e non sarà così facile nessuno degli interventi che andremo a fare anche grazie al contributo di Strade Aperte. Faremo, facciamo, non ci siamo persi, semplicemente stiamo mettendo in fila tutte le cose. Nel frattempo abbiamo privilegiato l'intervento sulla mobilità cosiddetta emergenziale, che mi sembra invece stia procedendo insomma con un ritmo interessante, e anche questo mi sembra un aspetto da tenere insieme in questo dibattito che in questi giorni a me personalmente ha molto aiutato a capire molti limiti e molte questioni, ma anche opportunità che riguardano questa città e i suoi spazi pubblici. Mi sembra di avere dato risposte più o meno a tutte le cose che sono state dette, e vi ringrazio davvero di questo dibattito. Non è, scusate, lo ripeto, perché raramente mi capita di trovarmi così, insomma, in sintonia con lo spirito con cui si sviluppano le commissioni, le discussioni. Ecco, quindi grazie molte a tutti, e spero che potremo presto confrontarci pubblicando una versione del progetto definitivo che sia frutto appunto di questa discussione. Grazie, assessore.
Allora, in teoria dovremmo chiudere la commissione perché abbiamo l'assessore e comunque alle 13 io devo chiudere perché abbiamo un altro incontro. Allora, non so se aveva scritto Alemagna che voleva proiettare qualcosa. Adesso non so se eravamo... Posso sì. Provare in tre minuti? No, va bene. Vai. Può vedere se riesco, Dove sta questa cosa? Si vede qualcosa? No. No. Allora, ultima prova, poi lascio perdere. No, vediamo un po', qui sotto non compare nulla. Il fatto che non riesco a trovare, ecco qua. È successo qualcosa tra i due monitor. Sì, infatti. Allora. Per esempio. No. Non riusciamo. Lì. Ecco, se non si vede adesso, lasciamo perdere. No, si vede, almeno io non vedo niente, non credo. No, niente, vi ringrazio, scusate. No, ci mancherebbe. Grazie. E allora io a questo punto chiuderei la commissione per le... Ah no, scusi, devo dare la parola al consigliere Colombo e alla... Ah no, scusi, prima al consigliere Sassone per le conclusioni e poi al consigliere Colombo. Prego, consigliere Sassone. Scusi Presidente, sì. Chiedevo se si poteva avere anche quel documento congiunto delle associazioni. Grazie. Allora, tutto quello che viene presentato in commissione viene inviato ai consiglieri da sempre, quindi tutto quello che noi riusciamo, come dire, a raccogliere viene poi inviato a tutti i consiglieri. E do la parola al consigliere Sassone, prego. Grazie Presidente, mi dispiace per le difficoltà della Alemagna per la presentazione, però visto che manderà il PDF sarà modo per i colleghi di visionarlo, oltretutto io ho già avuto modo di vederlo. Ho ascoltato ovviamente la parte conclusiva, molto tecnica e complessa, dell'assessore Orioli, che rimanda ad un successivo incontro quanto prima per la presentazione di un progetto che sia magari frutto definitivo e quindi non più temporaneo su Piazza Rossini, anche se la tempistica è all'incirca di un anno, visto che questo intervento attuale ha più o meno questo arco temporale, quindi direi che c'è tutto il tempo per valutare la presentazione di un progetto, alla luce anche del fatto che l'amministrazione ha già impegnato 800.000 euro per la realizzazione del nuovo progetto, della visione definitiva di Piazza Rossini, a cui abbiamo fatto riferimento anche in alcuni interventi oggi in commissione, ma che abbiamo portato in consiglio quando abbiamo approvato la variazione del piano triennale dei lavori pubblici, dove c'è anche una prima ipotesi, una prima bozza progettualità che anche i comitati hanno ritenuto un buon punto di partenza sulla quale si può assolutamente interagire per dare una prospettiva definitiva nell'ottica appunto di quel percorso che abbiamo intrapreso di partecipazione, ma anche di arrivare a una piazza pedonale che sia ridata nella sua totalità, nella sua pienezza alla cittadinanza, che è un punto di partenza dal quale appunto siamo tutti quanti partiti e non c'è mai stato alcun tipo di dubbio su questa necessità, anche se per esempio il collega che come me ha fatto l'udienza conoscitiva in un primo momento si era detto sorpreso di questo fatto, ma non c'è assolutamente nulla di essere sorpresi di questa posizione che noi su Piazza Rossini manteniamo da parecchio tempo. Ritengo a questo punto, Presidente, se fosse possibile le farò avere comunicazione, di tenerla aperta, non peraltro perché quando poi ci sarà contezza della progettualità, che non penso ci vorrà poi molto tempo, o comunque ci dovrà essere questo percorso partecipato, confidando nel fatto che appena finirà l'aspetto, come dire, di attuale provvisorio, sperimentale provvisorio, si dovrà procedere con la realizzazione dei lavori definitivi della piazza. Quindi immagino che nell'arco di questi 6-7 mesi si debba già procedere con l'ipotesi progettuale per poi eventualmente dare corso a tutta una serie di iter amministrativi per poter arrivare alla realizzazione dei lavori. Posso solo immaginare
le autorizzazioni della soprintendenza che dovrebbero esserci per una piazza di tal genere. Quindi prendo sicuramente con buon auspicio le parole dell'assessore, che ha aperto a un confronto, a un dialogo per un coinvolgimento di tutte le parti in causa per arrivare a una visione definitiva, a una realizzazione definitiva, per quanto vedo che scuoto un po' la testa. Comunque è un dare vita a un concorso partecipato che possa coinvolgere tutti i soggetti a divenire una parità definitiva per quanto possibile concordata con tutti. Quindi per questo motivo, Presidente, le dico che terrò aperta l'udienza conoscitiva nell'attesa di vedere quali fatti concreti, quali atti concreti porrà in essere l'amministrazione da questo punto di vista. Grazie, Presidente. Va bene, se mi manda una richiesta scritta, così la inseriamo nella programmazione. Scusi, forse non ho capito, ero io che scuotevo la testa? Era riferito a me? No. L'assessore Viola, ma non era uno scherzo, solo una considerazione. No, perché non me ne ero accorta che scuotevo la testa. Va bene, do la parola a questo punto al consigliere Colombo per le sue conclusioni, prego. Sì, grazie Presidente. Anticipo anch'io la richiesta che formulerò poi anche per iscritto come di prassi di mantenere aperta la trattazione di questa udienza conoscitiva che fin dall'inizio di quando l'abbiamo presentata insieme, tra l'altro, aveva ad oggetto non solo l'attuale sperimentazione di urbanismo tattico, ma anche il progetto definitivo di riqualificazione e pedonalizzazione di Piazza Rossini. Quindi senz'altro oggi credo che abbiamo fatto, con le due sedute di commissione comunale e la seduta della commissione del quartiere Santo Stefano, che ringrazio per essersi occupato da vicino di questo spazio così importante per il quartiere, ma nello stesso tempo ovviamente di rilevanza cittadina, e anche per essere intervenuto sia con la Presidente che con diversi consiglieri nel dibattito. Dicevo, credo che grazie a queste tre complessive sedute di commissione, come ricordava la Vice Sindaca, penso che abbiamo fatto passi in avanti significativi sulla riflessione che in realtà travalica il tema di Piazza Rossini e io credo investa più complessivamente una visione di città, di architettura, di storia, di vita della comunità. Da questo punto di vista io credo quindi che il progetto ROC e la prima e poi la seconda sperimentazione in Piazza Rossini abbiano senza dubbio avuto il merito e portato come risultato quello di stimolare un dibattito per rimettere al centro la qualità di quello spazio pubblico, che di fatto tale non era fino a qualche tempo fa, uno spazio pubblico di fatto privatizzato dalla ingombrante presenza delle automobili. Come ho già avuto modo di dire, è molto positivo che siamo già approdati a un primo risultato unanime, cioè una amplissima condivisione della necessità di pedonalizzare quella piazza, in cui, da quello che ricordo, ad oggi restano soltanto i parcheggi della città metropolitana e non altre aree di sosta, come ad esempio stalli handicap o di altro genere. E questo appunto è un primo approdo, un primo risultato molto importante. Il resto, più sulla riqualificazione fisica e l'arredo della piazza, sicuramente il progetto definitivo sarà l'occasione per arrivare a una conclusione di questo confronto e di questa appunto di questa trasformazione di Piazza Rossini. A me verrebbe da dire quasi nascita o rinascita della piazza, perché finora non era neanche più percepita come tale, si era un po' persa nella storia, volendola dire un po' a mo' di battuta. Come detto, penso che sarà importante confrontarsi sull'assetto che verrà definito per la
progettazione definitiva. Ad esempio, ho trovato una suggestione molto interessante nel progetto presentato, insomma, nelle proposte presentate dall'architetto Alemagna, l'idea di mantenere, come è indispensabile probabilmente, un flusso veicolare, ma a valutare di salvaguardare e recuperare il concetto e lo spazio di Sagrato della Chiesa. Sarebbe bello capire se questa suggestione potrà essere considerata nella progettazione. Per il resto, insomma, credo di aver già detto in precedenza che penso sia fondamentale, oltre alla liberazione dalle auto, non riempire la piazza, ma avere l'obiettivo di renderla fruibile alle persone, il che richiede, con un attento inserimento nel contesto storico-architettonico, anche l'aggiunta di alcuni arredi proprio finalizzati a favorire un uso da parte, un uso corretto diciamo confortevole da parte della comunità tutta. Ovviamente io credo gli abitanti di quella zona, ma anche gli studenti, anche i turisti, perché credo che Piazza Rossini debba essere non diciamo di proprietà anche nella progettazione di qualcuno, ma finalmente di nuovo una piazza di tutti. E quindi io credo che abbiamo in realtà soprattutto di fronte una grande opportunità, una grande occasione. Dicevo quindi creare le condizioni perché quella piazza possa essere vissuta, svuotandola delle macchine, riempiendola delle persone con delle sedute e del verde. E perché no, ragionando anche sui totem di pomodoro, credo anch'io con quella attenzione che richiamava la vice sindaca a partire da una proposta dei comitati. Ecco, penso che queste fossero le cose fondamentali per concludere, ricordandosi appunto sempre che gli spazi della città non sono solo pietre, ma organismi vivi che da sempre cambiano insieme alla vita della comunità, e quello che noi oggi abbiamo è il risultato delle trasformazioni passate. Quello che faremo sarà un nuovo tratto della storia della nostra città, in grado di coniugare il passato con il futuro e rendere quello spazio più vivibile e adatto alle esigenze della comunità del presente. Grazie Presidente. E grazie a tutti, quindi chiudiamo la commissione che a questo punto riconvocheremo come è stato chiesto alle ore 13. Ringrazio tutte le persone che sono intervenute e che hanno arricchito questo dibattito, questo confronto. Arrivederci.